Questo programma è realizzato in collaborazione con Pianigiani Rottami, Ristorante Casa Tua, Autofficina Simoncini, Gross Market, Nuova Autocarrozzeria Bandinelli, Lab, Work in Progress, Giannettoni, Autocarrozzeria Franci, Eco Center, Ottica Nova, Comolas, vendita pellet, ETS Tech. Buongiorno, bentornati in diretta dal Tartarugone di Piazza del Mercato. Questo è ancora Buongiorno Palio in una mattinata un po' diversa dal solito dopo quello che è accaduto ieri con un forte acquazzone che ha ovviamente costretto all'annullamento della terza prova e anche di conseguenza della prova di questa mattina. Di nuovo buongiorno, Filippo Migliattini vi ha tenuto compagnia per la rassegna stampa e io vi accompagnerò fino alla prossima parte di Buongiorno Palio quando arriverà Viola Carignani con tutti i suoi ospiti. Saluto tutti voi che ci state seguendo dal canale 91 del Digitale Terrestre, chi ci segue in streaming radiosenatv.it oppure attraverso tutti i nostri canali social e attraverso la radio, Radio Siena 92.2 93.7 dell'FM. Per tenervi compagnia in questa seconda parte della mattinata vado a salutare e ringraziare le mie colleghe che sono qua con me. Buongiorno Veronica Costa. Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. E buongiorno a Susanna Guarino. E buongiorno altrettanto a tutti noi che siamo qua e a tutti quelli che sono al lavoro in questo momento in Piazza del Campo. Esatto, siamo a raccontare dunque una situazione particolare iniziata ieri sera, andiamo con le immagini così la commentiamo prima di andare a sentire alcune interviste con Alessandro Pagliai che è ancora collegato con noi dalla Piazza del Campo. Eccolo qua, dunque Susanna, Veronica, la bandiera verde appunto che è stata posizionata ieri sera dopo questo fortissimo acquazzone che ha colto tutti impreparati, perché forse ecco qui è stata un po' una particolarità ulteriore, non c'era una previsione ben definita che fosse insomma un fenomeno così forte. No, anzi c'era il sole fino a poco prima, insomma le prime contrade che sono arrivate in piazza, in realtà insomma c'era anche un bel caldo e quindi insomma ma niente faceva pensare sicuramente a questa fortissima pioggia che poi è stata non solo forte ma anche per un tempo molto lungo, cioè non è che è stato il solito acquazzone estivo che dura pochissimo, in realtà è durato anche per un bel po' e in pochissimi minuti è arrivato praticamente il buio in Piazza del Campo, tantissimi nuvoloni neri in Piazza del Campo e in pochissimi minuti è iniziato qualche goccia e poi veramente la fortissima pioggia che come vediamo dalle immagini ha portato insomma il tufo praticamente in giro per la città, come avviene quando la pioggia è molto forte. È una scena che avevamo visto anche un po' a luglio, perché anche a luglio ricordiamo che la pioggia aveva caratterizzato i giorni di Palio. Situazione di emergenza, Susanna, che ha colto come detto tutti impreparati e quindi ovviamente poi ha portato all'annullamento della terza prova. Molte le persone che insomma erano
presenti in Piazza del Campo e quindi hanno dovuto ripararsi dove era possibile. In Piazza del Campo stavano arrivando le ultime due, tre contrade, perché poi erano già tutti i cavalli nell'entrone. Il problema è stato che le persone sono scese dal palco, si sono intrattenute, i giovani hanno visto questo grande acquazzone anche come un momento per fare una festa aggiuntiva. Sono rimasti sul tufo e ci sono alcuni punti, dicevano gli addetti del comune stamani mattina, più punti in cui il tufo è stato un po' calpestato eccessivamente e lì hanno dovuto rimettere delle parti grosse. Per il resto è stato molto spettacolare, perché veramente la piazza era piena. Regia, quando è possibile, anche le immagini girate poi successivamente con questa situazione che si è venuta a creare in piazza, con molte persone appunto che scivolavano sul tufo e poi anche il momento in cui è tornato il sereno, perché è stato bellissimo vedere l'arcobaleno. L'arcobaleno, sì, è stato spettacolare per tutta la serata. Abbiamo visto sui social delle immagini bellissime di arcobaleni e sulla città. Eccolo qua l'arcobaleno. Ecco qua l'arcobaleno, esatto. Su Siena. Sì, esatto, che poi la situazione che si è venuta a creare ha poi regalato anche queste immagini bellissime, questi momenti davvero toccanti. No? Comunque sembra impossibile, terra in piazza ed acquazzone sembrano un binomio ormai scindibile. Assolutamente, purtroppo è così. E intanto, a proposito della Piazza del Campo, noi ci andiamo subito in diretta perché c'è Alessandro Pagliai con alcuni ospiti. Allora Alessandro, torniamo da te, collegato proprio dalla Piazza del Campo in questo momento, dove intanto, come abbiamo visto prima, il tufo diciamo che non è in cattive condizioni, o comunque ha retto abbastanza al fortissimo acquazzone di ieri. Ti do la linea per capire se hai anche alcuni ospiti. Sì, di nuovo in collegamento dal tufo di Piazza del Campo, e il caso ha voluto che, come a luglio, ci ritroviamo a veder sistemare il tufo nella mattina, in questo caso che ci porta alla giornata della prova generale. A luglio stessa situazione con lo stesso ospite che abbiamo ritrovato qua sul tufo, Massimo Bianchi, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. E stavamo anche dicendo che paradossalmente la situazione sembra migliore adesso per il tufo rispetto a quando ci siamo trovati nella stessa mattina a luglio. Verissimo, effettivamente questa mattina mi sembra che il tufo abbia retto molto meglio, nonostante la grande perturbazione di ieri, però abbia retto molto. A luglio effettivamente avevamo un po' più in difficoltà anche nello stare in piedi noi, se ben ti ricordi, per cui... È vero. E ci siamo trovati a luglio per parlare così, fare quattro chiacchiere ovviamente sul palio, ma anche su certi personaggi. Abbiamo parlato dei Fantini, Massimo Bianchi è un esperto, insomma lo sapete, uno studioso anche del passato del palio, della storia del palio. Vogliamo parlare oggi dei dirigenti, perché ci sono dei personaggi senesi, anche non propriamente senesi, che hanno lasciato il segno nella storia del palio. Ma sicuramente, guarda, dovessimo fare un'analisi storica del ruolo del dirigente o della figura del dirigente, quindi facendo anche dei piccoli quadri, ritratti biografici, vedremo sicuramente che c'è stata una primissima fase, dagli origini fino più o meno dalle turbolenze napoleoniche diciamo iniziali, fino, e lo vedremo per quale motivo, fino alla, diciamo, alla seconda guerra mondiale, una predominanza diciamo dell'aspetto dell'aristocrazia. Chi veniva scelto per fare il priore o il capitano era solitamente un aristocratico, un nobile. Il ceto nobiliare era diciamo appannaggio, diciamo così, di quei ruoli di dirigenziali, priore e capitano in maniera particolare, ma anche vicario per certi aspetti nelle contrade, e per molto tempo questo ruolo è andato avanti, diciamo questa figura dell'aristocratico che si interessava della vita delle contrade è andata avanti fino diciamo alla nazionalizzazione delle masse, dove si apre una seconda fase dove c'è in qualche maniera le masse vedevano un po' la festa come il palio, come quasi un fastidio di rito medievale, come una cosa un po' fastidiosa. L'aristocrazia però mantiene anche in quell'occasione lì, fino diciamo alle soglie della prima guerra mondiale, sicuramente l'importanza politica ed economica che il ceto nobiliare di fatto gli attribuiva. A Siena questo fenomeno va un po' oltre anche a questo limite temporale, e diciamo così il dominio dell'aristocrazia, in questo dominio fatta virgolette,
democrazia in questo senso si spinge fino alla Seconda Guerra Mondiale, passando attraverso anche la fase delicata del regime fascista, la fase delicata della nascita dei partiti. Molte figure di dirigenti delle contrade fanno parte anche dell'apparato del governo della città, pensiamo al Luigi Soscini Guelfi oppure a Fabio Bagalli Petrucci, che sono ambedue dirigenti di contrada e rettore anche del magistrato. Luigi Soscini Guelfi per un lungo periodo, per molto tempo podestà della città, che si occupano ovviamente anche della vita contradaiola e del governo cittadino. Pensiamo a tante altre figure che poi si sono in qualche maniera avvicendate nel governo città, entra diciamo in gioco quel paradigma, diciamo quella assonanza fra appunto contrada e politica, di cui molte volte si è parlato, di cui molte volte si è anche discusso. Poi c'è una terza fase nella vita dei dirigenti, dove in pratica il dirigente si terziarizza, diciamo un po' come la città, come l'attività della città, e allora diciamo dagli anni 60 in poi alla figura del dirigente si preferiscono sempre a scegliere persone che fanno parte magari bancari, funzionari di banca, impiegati oppure piccoli imprenditori, avvocati, commercialisti, cioè quindi professionisti in maniera personaggi di spicco, diciamo. Personaggi comunque di spicco. E questo è un aspetto che vediamo, diciamo, abbastanza regolare. Non è una regola per l'aristocrazia, però per molto tempo, diciamo, è in qualche maniera la consuetudine. E poi ci sono una figura particolare di dirigenti che di solito hanno il ruolo di vicari, che sono molto probabilmente i chierici, cioè appartenenti al clero della città, al clero senese. In alcuni casi assumono il ruolo di vicari e lo portano avanti per tantissimo tempo. Ci sono dei casi particolarissimi del Don Assunto Moretti, che è rettore del Bruco dal 1907 al 1945, governa la città, la contrada ininterrottamente per tutto quel trentennio abbondante, ma pensiamo ancora a Don Carlo Biagi per la contrada della Torre, Don Agamennone Alessandri sempre per la contrada della Torre, per arrivare poi anche a personaggi un po' più moderni, diciamo, che molti di noi hanno conosciuto. Ovviamente pensiamo a Don Vittorio Bonci, che è il primo sacerdote capitano della Selva nel 1983. Poi ci sono anche tante donne. E poi ci sono anche tante donne, sì, tante donne. Le donne arrivano nel palio, diciamo così, un po' più tardi, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1947 la prima nominata è la Caraffa di Roccella, Sobiglia Nuti Caraffa di Roccella, del capitano della contrada del Nicchio, ma Carla Placidi Mazzarosa degli Ocorno, Maria Pace Misciattelli per quanto riguarda la contrada della Torre. Molte di queste sono vittoriose, peraltro, e sono donne che assumono l'incarico di capitano e di priore già negli anni 40, appunto la prima, e poi soprattutto negli anni 60 in maniera particolare. Alcune di esse sono particolarmente, hanno un'aneddotica enorme, no? Pensiamo a Kinda Barzellotti, che è la capitana del Drago, vittoriosa in ben tre occasioni. Una di queste, Kinda Barzellotti non è a Siena, ma sta seguendo il marito in Africa, per cui nel proprio lavoro, e quindi diciamo di fatto Non vede nulla di quel palio lì, affidato ovviamente ai suoi collaboratori, ai suoi tenenti, però rimane nella storia del palio come un unicum per certi aspetti. Le donne poi si sono spinte fino ad oggi, perché gli incarichi via via hanno assunto sempre più preponderanza nell'incarico di capitano o di priore, sono avvicendate sempre in questi due ruoli importanti, e devo dire che molte volte anche con ottimi risultati. La stessa attuale sindaco Nicoletta Fabi è stato priore dell'Istice e rettore del magistrato delle contrade. L'elenco potrebbe andare avanti tantissimo, e con Massimo Bianchi si potrebbe arrivare a stasera alla prova generale. Noi non abbiamo moltissimo tempo, solo per così in chiusura, per nominare magari qualcuno tra i più vittoriosi. Alcuni nomi li abbiamo già fatti, però ce ne sono altri. Uno dei più vittoriosi, purtroppo lo dico per me, è della contrada della nobile contrada dell'Oca, Emanuele Pagnocchieschi Delci, che vinse 5 pali, per cui insomma ovviamente è uno dei senz'altro dei capitani più vittoriosi, ma ce ne sono poi tantissimi che sono fermi a quota 4 magari, ecco. Ci sono anche personaggi fantastici come la Chioccia, Leone de Virville, cioè quindi una serie di personaggi sicuramente significativi. Grazie Massimo, ci hai fatto compagnia, soprattutto hai fatto compagnia a chi in questo momento ci sta seguendo e magari vuole così arrivare prima possibile alla prova generale di questa sera, con notizie, curiosità, aneddoti e spesso anche dei racconti un po' anche al limite della fantasia che caratterizzano il palio. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Grazie ad Alessandro Pagliai e al suo ospite. Torniamo in diretta dalla Piazza del Campo con altri ospiti tra poco. Adesso però dobbiamo fare una piccolissima pausa e poi torniamo insieme ancora con Buongiorno Palio. State con noi.
Torniamo in diretta, amici di Siena TV, ancora dal Tartarugone di Piazza del Mercato con Buongiorno Palio in una versione speciale quest'oggi per tenervi compagnia anche in questo momento di avvicinamento alla seconda parte con gli ospiti di Viola Carignani in una giornata sicuramente diversa dal solito, visto appunto l'annullamento della quarta prova dopo il forte acquazzone di ieri. Abbiamo, come visto prima, alcuni ospiti, ma si sono aggiunti altri due. Vado a salutare e ringraziare Fulvio Bruni, buongiorno, benvenuto. Matteo, buongiorno, buongiorno. Amministratore delegato del Consorzio per la tutela del Palio. E poi abbiamo con noi Anna Piperato, buongiorno, è una professoressa di storia dell'arte, ma è colei che, poi lo racconteremo, andrà a fare la cronaca del Palio in molti paesi, poi ci racconterà qualcosa. Allora, partiamo intanto da Fulvio Bruni, commentando un po' quello che è stata questa giornata particolare, che è quella di ieri, anche dal punto di vista organizzativo, insomma dal punto di vista anche di tutte le varie situazioni insomma, che si vanno a susseguire nelle giornate di Palio, che però hanno subito alcuni cambiamenti ieri. Beh, dal punto di vista organizzativo è chiaro che il consorzio ha dovuto spostare una serie di prove, che di regola facciamo sempre il 14 e che faremo in modo, diciamo, con una full immersion oggi, prove di foniche, prove video, eccetera, secondo un programma ormai consolidato e che obiettivamente aveva dato i suoi frutti. Ecco, diciamo, l'acquata di ieri sera ci ha fatto spostare tutto di 20-24 ore. Non credo ci saranno problemi, in più si aggiunge questa nuova postazione internazionale di cui ora parleremo, anche questa andava provata ieri sera, la proviamo oggi, insomma, però insomma obiettivamente ne siamo per il momento abbastanza soddisfatti. Poi se mi dici come è stata la giornata a Contradaiolo ieri, ti dico tragica, è chiaro, perché penso lo sia stata un po' per tutti. Ma non credo per me e basta, insomma, ecco, ora parlo da amministratore delegato. Certo, assolutamente, quindi ha scombussolato un po' anche i vostri piani, diciamo così. Prima di entrare poi in questa novità, però, vorrei capire anche un po' come è stata l'esperienza anche a luglio, con ovviamente la televisione con la 7 che è stata confermata e ha ovviamente svolto il proprio lavoro. Ecco, ad agosto vedremo delle novità o sarà uno svolgimento un po' simile a quello di luglio? Il format è quello di luglio ed è quello degli anni, cioè dell'anno precedente, del 2022. È un format fatto di approfondimenti durante tutta la passeggiata storica, approfondimenti curati da una troupe appositamente venuta qua a Siena anche dai giorni prima del Palio, che riguardano alcuni aspetti particolari del Palio che obiettivamente certe volte sorprendono anche senesi stessi, certi approfondimenti che sono molto molto interessanti, curano molto l'aspetto, ad esempio posso anticipare che domani ci sarà un servizio anche sulla salvaguardia dei cavalli, insomma ecco, sono persone molto attente a certe dinamiche che avvengono dentro il Palio ma soprattutto dentro le contrade. Sono stati ospiti in tutte le contrade praticamente in questi tre pali e continuano a esserlo anche in questo Palio, e l'esperienza che poi noi ne traiamo dalla loro presenza è un'esperienza fortemente positiva. Certo. Quindi si sono immersi molto bene nella nostra realtà, che come ben sapete per chi viene da fuori non è molto facile. Beh, poi infatti li vediamo spesso anche in giro, no? Per la città, ormai conoscono un po', insomma, i senesi e quindi insomma sono veramente parte, diciamo, della nostra festa, che piano piano stanno scoprendo palio dopo palio. Certo, ovviamente anche la bellezza di venire a raccontare quello che è il Palio, che poi come dico sempre non è una festa ma è Siena, è proprio l'essenza della città. Fulvio Bruni, prima di sentire Anna Piperato, veniamo alla novità. La novità è che questa insomma, trasmissione, questa produzione verrà diffusa in 100 piattaforme televisive tra Emirati Arabi e India. Ora dunque, sulle 100 piattaforme facciamo un attimino il punto della situazione. Diciamo che ci sono stati 100 contatti,
non soltanto negli Emirati Arabi, dove alcune piattaforme hanno già confermato la loro disponibilità, ma quello che più conta, si sono aggiunte a certe piattaforme già presenti televisioni di Svizzera, Austria, Germania, Grecia, addirittura Caraibi, Georgia, India e non ultima una televisione cinese che si occuperà di palio in differita di poche ore, non in diretta. Insomma, ecco, ora non so, credimi, lo devo dire con correttezza, non so se saranno 150, ma quello che conta più del numero è la diffusione. Come vedi, si va dall'estremo oriente al nord Europa, insomma, ecco, di questa manifestazione, e per noi credo è un grosso momento di successo. Il percorso è iniziato anno con Michele Napoli, che è, diciamo, il responsabile di RCS Dubai, una persona è venuta a Siena, si è innamorato del palio e da lì abbiamo iniziato questo percorso, che è sperimentale. Loro ci chiedevano che cosa? Ci chiedevano che ci fosse qualcuno che facesse la telecronaca in inglese. Noi avevamo, diciamo così, avuto già un'esperienza come consorzio con Anna nel 2019, Anna è una persona validissima, e poi c'ha una caratteristica importante, è una madrelingua, è americana, anche se parla con la C aspirata, quindi è un'americana allora, che parla con la C aspirata ed è fantastica sotto questo punto. Siamo curiosi di sentirla. Anna Piperato, grazie ancora di essere qua con noi. Grazie a voi. In breve ci racconti la tua storia. La mia storia sei innamorata di Santa Caterina, è così? Sì, esatto, ho fatto il dottorato su di lei a Manchester University, poi ho fatto la ricerca a Roma perché c'è la biblioteca Vaticana cateriniana, e sono venuta a Siena 2-3 volte e basta, col pullman, perché io ho le ginocchia che non vanno molto bene, e Siena e le ginocchia e adesso poi abito salita in Valle Rozzi, quindi ho scelto un po' male, però mi sono innamorata l'estate del 2010 della contrada e del palio, perché è una cosa veramente, come ben sapete, unica. Ma non era solo la corsa dei cavalli, era proprio la contrada che mi ha colpita. E poi quando sono andata via mi hanno presentato col fazzoletto, ho pianto, io non so se torno. Tornerai e sarai battezzata. E così è stato. E quindi e così è stato. Una bellissima storia. Ma da qui a poterlo raccontare in quei momenti concitati deve essere una cosa difficilissima, penso. Eh sì. Specialmente per chi il palio non l'ha visto per 20 anni, ma l'ha visto per un periodo ristretto, ecco. Quindi imparare le contrade, tutto questo è fatto. Beh sì, ma imparare le contrarie ci vuole un attimo. Certo. non è poi la prima esperienza, hai fatto anni. L'anno scorso. Il 2018-2019 abbiamo fatto questo progetto Palio Live, col consorzio, e poi, non so, essendo professoressa faccio anche altre cose, e quindi... Sì. Adesso quindi mi prendete in giro per il mio accento. Sarà ovviamente... Però no, ma la cosa proprio che dovrei e vorrei fare, perché noi vedremo solo dalle 18:30 la diretta. 30. Esatto, quindi avrò 20 minuti 30 per spiegare tutta la storia prima che escono i fantini dall'entrone. Quindi... Qual è il momento che ti preoccupa un po' di più? Tutto, non c'è un momento particolare. No, quando escono i fantini, quando vanno dentro i canapi, perché poi diventa una cosa vera. La mossa. Esatto, la mossa. Raccontare gli attimi della mossa. Esatto, perché poi non si sa quante mosse ci saranno, se sarà valido, invalida la prima volta. Certo. E poi nel momento... Certo, intanto la tua è una bellissima storia, ma vogliamo continuare a capire alcuni aspetti di questa esperienza che farai, ma lo facciamo tra pochissimo perché adesso c'è una piccola pausa, state con noi. Noi torniamo in diretta con queste immagini che ci giungono live da Piazza del Campo. Ovviamente dopo il forte acquazzone di ieri gli operai del comune sono al lavoro sin dalle prime ore di stamani per sistemare nuovamente il tufo. Ci sono dei punti in cui, anche come abbiamo visto prima, il tufo ha retto molto bene, altri nei quali ci sono da fare dei piccoli interventi, e questo insomma è uno degli operai che sta lavorando in questo istante. Eccolo qua, vediamo che stanno sistemando nuovamente il tufo, Susanna, perché come stavamo dicendo ci sono dei tratti punti che sono stati peggiori.
particolarmente passeggiati, diciamo. Intanto sono quelli i due dove si sono fronteggiate per un attimo due contrade, che sono state un po', sì, un po' arati, come si potrebbe dire, e poi sotto i palchi, dove le contrade sono rimaste a festeggiare, diciamo, sotto la pioggia, e poi davanti al Palazzo Comunale, dove sono scesi tutti i bambini che hanno cercato tutti di portarli via il più velocemente possibile, però insomma un po' di camminata c'è. In quei tratti hanno dovuto, alle 6 di mattina hanno cominciato il turno, certo, e stanno andando avanti, ma dovrebbe essere concluso nel giro di mezz'ora, un'ora. Adesso bisognerà vedere, mi dicevano dal... chi era al lavoro, come reagisce il tufo al sole. Se il tufo reagisce bene al sole, diciamo che fra un'ora la piazza potrebbe essere perfetta, un'ora e mezzo. Vediamo. E incrociamo le dita per il resto. L'importante è non rivedere la pioggia, però, perché sennò in chiusura sentiremo Damiano Sognini di Meteosena 24, così ci racconta un po' qual è la situazione e le eventuali previsioni. In breve torniamo da Anna Piperato, giusto per un saluto finale, ovviamente insomma anche per augurarti un buon lavoro per questo impegno molto importante, insomma, quello di raccontare il nostro palio anche in tanti paesi, come ha detto prima Fulvio Bruni. Senti un po' di pressione? Sto tremando. Ci diceva durante la pubblicità Matteo che insomma sta studiando anche molto, perché ovviamente io e Susanna le abbiamo chiesto: ma non hai un po', no Susanna, un po' di ansia nel fare ovviamente la telecronaca della corsa, certo, che poi è un momento particolare anche della mossa, no, che una mossa lunghissima, lunga. E lei ha detto che sta guardando tanti filmati, quindi sta documentando e sta studiando tantissimo, quindi insomma sì, la brava studentessa per sempre. Certo, rimane questo aspetto del voler approfondire e studiare. E poi il quaderno farà parte del mio museo personale del Palio, perché ogni anno c'ho un quaderno, ogni anno dal 2010 c'ho un quadernino del Palio. No, incredibile, dei vari pali che hai commentato nel progetto di avvicinamento, c'è qualcuno che è stato particolarmente difficile da raccontare? Beh, non voglio dire troppo, però... Possiamo dire, dai. No, ma nel senso, un paio che ho fatto la prova è 2016 e 18. 2016 e 2018, bene, bene. Così capite. Vabbè, certo, assolutamente. Fulvio Bruni, ovviamente, insomma, ieri, come detto, questa pioggia ha scombussolato un po' tutto, ci auguriamo che oggi non ci siano ulteriori problemi. No, ma il gruppo tecnico... su cui insomma ormai da anni il consorzio fa affidamento è assolutamente compatto, competente, e sono convinto che oggi nel giro di poco tempo, infatti, finita la trasmissione, vado qui a 30 metri, certo, dove c'è la nostra sala regia, dove già abbiamo un appuntamento con Riccardo Domenichini, che noi non si cita mai Riccardo, ma Riccardo è veramente una persona... Domenichini è il regista, ecco, posso fare una breve domanda io a Fulvio, ma quanto è importante seguire in maniera così puntuale e specifica tutto il percorso di chi deve raccontare la nostra festa, senza lasciare nulla a caso? Cioè, ritengo che debba essere una cosa prioritaria. No, ma è una cosa incredibile come Riccardo riesca... non so se così per spiegarlo a chi ci ascolta, cioè, ci sono tutta una serie di schermi, con tutta una serie di telecamere, la 1, la 2, la 5, la 6, certo, eccetera. E mentre c'è la prova, Riccardo dice: avanti telecamera 1, ferma 3, preparati 4, e pigia, cioè è una cosa incredibile. Ci vuole un'esperienza, una manualità importante. Certo, questa tecnicamente sì, però è importante anche che siano delle persone che conoscono Siena, certo, che conoscono, certo, i meccanismi di Siena, che stiano dietro al regista e un regista che sappia cosa fa. E intanto approfitto della trasmissione per rispondere ad un paio di mail che ci hanno inviato dicendo: ma perché fate vedere soltanto le contrade
cioè noi facciamo sempre vedere le contrade di punta, cioè quelle che sono davanti, ma perché è normale, insomma, ecco, anche perché obiettivamente chi vuole vedere quelle dietro può guardare play dove ci sono, certo, così. Certo. In questo caso ha vinto Dufo il drago, quindi hanno visto il drago e basta. Anche per, per dare il senso, no, di scherzo, quello, naturalmente, però è la realtà, insomma. No, certo. No, ma questo è vero, in tanti dicono che è una, se una contrada va avanti nostra, si vede solo quella. È una scelta tecnica nostra di vedere le contrade avanti, perché, assolutamente. Che fa vedere quelli e soffermi al passo, certo, perché, certo. Assolutamente. C'è però ancora un po' di preoccupazione dopo l'acquazione di ieri, preoccupazione soprattutto per oggi. Damiano Sonnini di Meteo Siena 24, buongiorno, benvenuto. Come è la situazione? Quali sono le previsioni per oggi? Buongiorno a tutti. Le previsioni per oggi di fatto prevedono ancora un po' di stabilità nel corso delle ore pomeridiane, quindi il rischio zero anche quest'oggi non lo possiamo avere. Non è che possiamo dire con certezza che pioverà, però comunque un po' come ieri sulle zone interne toscane qualche acquazzone ci potrà essere. Ah, insomma, una situazione non del tutto tranquilla, diciamo così. Mentre per domani, Damiano? Anche per domani la situazione è la medesima, al mattino avremo un cielo prevalentemente sereno e poi nel corso del pomeriggio i consueti annuvolamenti sulle zone interne e questa bassa probabilità di precipitazioni che comunque, come abbiamo visto nella giornata di ieri, le dobbiamo sempre tenere in conto, ecco. Bene, Veronica. Sì, no, volevo chiedere se, in breve, perché siamo in chiusura, visto che anche ieri appunto dicevi, quindi anche ieri era una bassa probabilità, tipo oggi e domani, però appunto è scoppiato questo temporale. Sì, anche ieri c'era una bassissima probabilità, di fatto i modelli matematici facevano vedere poco o niente. Si vedeva questi addensamenti nuvolosi nel pomeriggio, ma da qui a pensare a un fenomeno come quello di ieri era un po' tirare a indovinare, ecco. Bene, allora grazie Damiano Sonnini, Meteo Siena 24, ci auguriamo che insomma la situazione sia comunque un po' migliore rispetto a quella di ieri, altrimenti insomma potrebbero esserci grossi problemi in vista della carriera di domani. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. E allora noi dobbiamo chiudere perché tra pochi minuti arriva Viola Carignani che è già pronta con i suoi ospiti. Allora grazie Fulvio Bruni per grazie, essere stato con grazie, noi. Grazie Matteo, grazie a voi. Grazie Anna Piperato. Thank you so very much. Thank you. Grazie Veronica Costa. Grazie Matteo, ci vediamo tra poco insieme alle 13, esatto, per Processo alla Prova. Processo alla Prova. E grazie a Susanna Guarino. È sempre un piacere. Allora noi ci fermiamo, state con noi perché tra circa 10 minuti arriva Viola Carignani con Buongiorno Palio e i suoi ospiti. Questo programma è realizzato in collaborazione con Pianigiani Rottami, Ristorante Casa Tua, Autofficina Simoncini, Gross Market, Nuova Autocarrozzeria Bandinelli, Lab, Work in Progress, Giannettoni, Autocarrozzeria Franci, Eco Center, Ottica Nova, Comolas, Vendita Pellet, ETS Tech.